Bentornati a Babylon! Bentornati a Babylon, che celebra in questo 2020, dove ci sarebbe ben poco da celebrare probabilmente, degli anniversari però molto importanti. Questo ovviamente è Sì! stato un anno fondamentale per tanti professionisti, tanti maestri Sì, anche tanti per la artisti! cultura italiana, li abbiamo raccontati, insomma, da Alberto Sordi a Francesco Guccini, però qui siamo a livello globale oggi. Qui siamo davvero ai 250 anni di Ludwig van Beethoven. Ecco, questo è il celebre compositore che poi raccolse quella che fu l'eredità di Mozart e che è oggi appunto considerato una delle figure più rappresentative, più importanti, no, nel panorama della musica di tutti i tempi. Sarebbero dovute essere moltissime le commemorazioni in giro per l'Europa, in Italia, soprattutto per i teatri della Scala di Milano, il San Carlo di Napoli, la Fenice di Venezia. Sono tutti stati costretti a rimandare i festeggiamenti del Inevitabilmente. compleanno al prossimo anno, nel 2021, Chi non ha ma rimandato? esatto, le attività e gli omaggi non si sono fermati perché chi non l'ha rimandato è in collegamento proprio con noi ed è Filippo Arlì ed è autore. Dal 30 dicembre uscirà la Beethoven Sinfonia numero 9 in D minore. Noi gli diamo allora subito il benvenuto, ne parliamo subito con lui, eccolo qui. Ciao Ciao Filippo, Filippo. come stai? Salve. Stai tornando a Piacere Babylon, essere con voi. peraltro. Ben ritrovato. Grazie. Allora, Filippo, lo sappiamo, uno dei più brillanti e versatili musicisti del nostro territorio, anche tra i più giovani che può davvero vantare l'Italia. Quindi grazie, è un onore per noi averti qui con noi. L'onore è tutto mio ed è sempre un piacere. Filippo, partiamo proprio dal senso e dall'importanza di questa celebrazione e dall'importanza anche del tuo lavoro e della scelta che hai fatto per celebrarla, la Sinfonia numero 9 di Beethoven, che è una, insomma, dei grandi capolavori conosciuta a chiunque probabilmente, anche a chi non è un appassionato particolarmente. La Sinfonia numero 9, per forza di cose, è qualcosa che è rimasta nella storia del nostro panorama culturale, un'opera anche rivoluzionaria. Io ti chiedo il motivo per cui scegliere proprio quest'opera in questi 250 anni, cioè è proprio questa sua importanza storica o c'erano altre ragioni? Beh, direi che le motivazioni sono diverse. Ah, Anzitutto direi. abbiamo scoperto, perdonami se ti interrompo Filippo, ma adesso che si è ingrandita l'immagine c'è qualcuno con Che ci osserva gli. con uno sguardo severo, tra l'altro. Non Proprio l'avevamo visto, lui, ma è mio questo figlio. è proprio lui. Bene, allora io davvero vi lascio parlare. Esatto. Ecco. Allora, le motivazioni sono diverse. Anzitutto c'è una motivazione personale perché per un direttore d'orchestra studiare, approfondire e poi dirigere la nona sinfonia di Beethoven è una cosa straordinaria dal punto di vista professionale, perché un musicista proprio che si avvicina a questa sinfonia lo fa con un certo orgoglio, con un certo piacere, come per un calciatore, diciamo, andare a giocare al Bernabéu. Quindi Certo. diciamo che è un risultato importante nella carriera di qualsiasi musicista. Ovviamente nel passato bisogna dire che i più grandi, da Wilhelm Furtwängler a Carlos Kleiber, a Carlo Maria Giulini, al più recente Riccardo Muti, si sono avvicinati con attenzione alla nona di Beethoven, l'hanno studiata, l'hanno interpretata, l'hanno incisa, eseguita. Quindi ognuno quando apre questa partitura lo fa con grande umiltà, e anche io l'ho fatto così, e con grande timore reverenziale nei confronti di quel grande genio che è Beethoven. E poi c'è anche un'altra motivazione che senza dubbio è l'opera più rappresentativa, secondo me, del panorama beethoveniano, perché Beethoven ha scritto tantissimo, ha scritto il Fidelio, ha scritto 32 sonate per pianoforte solo, ha scritto tanta musica da camera, ha scritto appunto 9 sinfonie, ha scritto 5 concerti per pianoforte e orchestra, però la sua nona sinfonia è senz'altro il capolavoro più riconosciuto in tutto il mondo. Perché? Perché ha rivoluzionato la storia della musica sinfonica. Fino a quel momento
Era impossibile pensare di vedere sul palcoscenico contemporaneamente l'orchestra, il coro e i cantanti. E lui lo fa con un coro gigantesco e con quattro solisti nell'ultimo movimento, proprio nell'Allegro, nel famoso inno alla gioia, diciamo, che Sì. oggi è anche inno dell'Unione Europea, e lo fa in maniera eccellente. Diciamo che all'epoca i cultori della musica trasecolarono. E lo accusarono appunto di sordità per la sua sordità, ma oggi noi sappiamo qual è il grande capolavoro, che è la nona di Beethoven, che è straordinariamente attuale nonostante siano passati appunto quasi 250 anni. Come spesso capita, Filippo, i detrattori spariscono e i capolavori rimangono poi, Sì, fondamentalmente, insomma. assolutamente. Io allora vorrei, se ce lo permetti, Filippo, chiedere alla regia se ci fa sentire un estratto, Proprio per come questo un piccolo aspetto estratto, perché. del coro e della musica e della sinfonia, come si Certo. accompagnano magnificamente nella Ti nuova. vorremmo anche poi fare una domanda proprio rispetto sia al coro sia alla musica sinfonica, proprio tra pochissimo. Sentiamolo un estratto. Zauber bin de vide, was die Mode strenget, ha, gewünschen wär der Blüte und ein safter Flug geweiht. Deine Zauber bin de vide, was die Mode strenget, ha, gewünschen Riconoscibilissima veramente Beh, sempre, sì. Io ed è sempre comunque un'emozione da ho provare. tentato una mano sul cuore, devo dire la verità, Beh, da europeista, se vogliamo. certo, beh, no, come Allora. Appunto. ricordavi appunto Filippo, inno dell'Unione Europea, anche per dei significati politici su cui in qualche modo magari torniamo dopo con te. Ma a proposito di quello che dicevamo, Francesca. Sì, io ero interessata a capire questo. Noi abbiamo una duplicità spesso nelle sinfonie, che è quella appunto di avere l'apporto corale e quello appunto soltanto Versioni strumentale. esclusivamente strumentali. Sappiamo e immaginiamo ovviamente che l'apporto corale è quello che va un po' a fugare, no? I dubbi del significato della Di canzone, una insomma, della composizione, composizione. certo. E ti chiediamo proprio perché. C'è questo, a volte questa scelta duplice, no? Sia di mantenere il coro, sia di restare sulla strumentazione soltanto. E che valore ha, che significato ha proprio questa scelta? Ma diciamo che secondo me dal punto di vista di Beethoven non è stata una scelta. Se noi guardiamo diciamo, le copie autentiche dei manoscritti beethoveniani, ci renderemo conto che Beethoven era molto disordinato nella scrittura. Questo è tipico di tutti i grandissimi geni diciamo, della storia della musica. Sì, Non è non perché sono così. persone composte e ordinate, Sì, solitamente, è cioè Piercarlo vero. sta cercando di riconoscersi genio adesso, No, 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 io sono proprio quindi. troppo composto e troppo ordinato, quello è il mio problema. Beh, ci sono anche esempi diversi, per esempio Francesco Cilea, un insigne compositore calabrese, hanno cantato arie di Cilea anche al recente concerto di inaugurazione del Teatro alla Scala, il 7 dicembre. Era molto ordinato, aveva un ordine quasi maniacale nella sua scrittura, però diciamo che normalmente i grandi del passato, da Bach a Beethoven, sono sempre stati molto disordinati. Secondo me, ecco appunto, tornando sul discorso della scelta, quella di Beethoven non era una scelta, cioè lui scriveva quello che il Signore gli mandava. Non c'è altra spiegazione perché nel momento in cui scrisse questi capolavori era già quasi completamente sordo, quindi diciamo che non c'era una capacità di discernere o di decidere questo o quello, è semplicemente genialità, non è una questione di scelta, ecco, semplicemente quello che gli è venuto ha scritto. Ecco, venendo al testo, proprio dell'inno alla gioia, testo elaborato da Friedrich Schiller e che insomma ha portato con sé tanti significati fino a diventare appunto l'inno europeo, significati di solidarietà, di fratellanza tra popoli. Qual è il portato politico di un testo del genere
E secondo te in che modo anche una partitura musicale per musica classica in particolar modo può assumere sulle sue spalle anche un peso politico? Cioè, noi siamo abituati a riconoscere una valenza politica solitamente alle narrazioni, che siano scritte, che siano cinema, che siano teatro. Come diventa politica invece una partitura musicale? Beh, anzitutto la musica può fare veramente tanto dal punto di vista emotivo. La nona di Beethoven lo fa. In Germania, per esempio, è tradizione che a Capodanno quasi tutte le orchestre suonano la nona di Beethoven per inaugurare appunto la gioia del nuovo anno e per augurarsi un anno di gioia. Ma poi ecco, questa è una cosa storica perché per esempio i francesi sotto le note della Marsigliese hanno preso la Bastiglia, ecco, cioè è come se fosse la musica tante volte, anche la musica classica, soprattutto la musica classica, può essere una colonna sonora della vita. In questo caso la nona di Beethoven ha un testo, che è quello di Schiller, che ci può aiutare a riflettere su un momento difficile come quello che stiamo vivendo ora. E ci può aiutare a capire appunto che possiamo attraverso la musica curare una serie di mali della società odierna, una serie di mali della società di oggi, che sono l'esclusione, il razzismo, anche la delinquenza, perché no? La musica è senza dubbio una cosa che può migliorare la società del domani. Ed è per questo che io dico sempre che i giovani dovrebbero affrontare lo studio della musica classica in maniera più seria rispetto a quello che oggi si fa nelle scuole dell'obbligo in Italia. Ecco Filippo, proprio rispetto ai giovani, volevo collegarmi a questo link per chiederti, 250 anni dalla morte di Beethoven, come lo racconteresti tu a un ragazzo del terzo millennio, questa figura così importante? Ma sicuramente ecco, dipende il ragazzo che quanti anni ha, ecco. Cioè, se dobbiamo capire se partiamo dalle scuole elementari o se partiamo da più Immaginiamo un giovane. giovane adolescente, qualcuno di questa generazione Z, no? Di cui Sì. sentiamo molto parlare e con cui abbiamo a che fare sempre, molto spesso. Ne abbiamo intervistati qui a Babylon, tra l'altro ultimamente due ragazzi davvero geniali. Ecco, questa nuova generazione, come potrebbe percepire una figura del calibro di Beethoven? In questo momento purtroppo la percepisce come una figura vecchia e sorpassata, ma la colpa è nostra. La colpa è delle istituzioni europee che negli ultimi 50 anni non sono riuscite ad avvicinare i giovani al teatro e alla musica classica, all'orchestra. Questo è un peccato, perché invece è un genere tremendamente, eccezionalmente al passo con i tempi. E per raccontarlo, sicuramente ad un ragazzo che va a scuola, gli direi che Beethoven era un disperato che cercava di conquistare, per esempio, le donne che amava attraverso la musica che scriveva. Cioè, alla fine era una figura normale della quotidianità, ecco. Non dobbiamo pensare a Beethoven come qualcosa che sia così distante e lontano da noi, Certo. assolutamente. Anzi, quello che scrive è veramente attuale e lo dimostra l'orchestrazione, il tipo della scrittura, quello che dice proprio il testo di Schiller all'interno della nona. E la raffigurazione metaforica di quello che vuol dire. Per esempio, il quinto concerto, che è senza dubbio il più bello, detto l'imperatore. Chiamato così proprio perché è un momento eroico della scrittura musicale in cui Beethoven si forgia quasi di questo eroismo attraverso la musica. O pensiamo alla Terza Sinfonia, l'eroica scritta per Napoleone ha un motivo sociale, ha un motivo politico, perché Napoleone per lui era colui che liberava il popolo dagli oppressori e invece poi si è autonominato imperatore e questo l'ha profondamente deluso. La storia Esattamente. di Beethoven, insomma, può essere raccontata ai nostri ragazzi come se fosse la storia di un eroe che si racconta appunto attraverso le sue note. Filippo, io ti faccio una domanda che esula un po' dal tuo lavoro, sul quale però torneremo poi, ma che riguarda proprio l'eredità di Beethoven, perché uno dei simboli del Novecento riguardanti Beethoven è un'opera cinematografica, a mio modo di vedere. Diretta da Stanley Kubrick e Arancia Meccanica,
con il protagonista, che non è di sicuro una brava persona, l'Alex Delarge, interpretato da Malcolm McDowell, che è un appassionato del Ludovico Van, come lo chiama lui, Ludwig van Beethoven. Io ti chiedo, da questo punto di vista, che discorso si può fare in merito a quel tipo di rappresentazione? Nel senso, la semplificazione porterebbe a pensare è uno psicopatico, per questo gli piace Beethoven. insomma, in realtà le sfaccettature sono molto più profonde e forse c'è anche un principio che Kubrick aveva sicuramente ben presente di familiarità con un'arte che eccedesse anche i limiti da un certo punto di vista. Ma è chiaro che poi diciamo la storia ci racconta che la musica classica è stata amata da tanti personaggi, diciamo. Poi c'è anche la realtà cinematografica che è arricchita appunto dalla fantasia certo. del regista, e meno male che funziona così, perché il bello del film, secondo me, è proprio a volte quello di distaccarsi un po' dalla realtà. Però potremmo dire che anche Hitler è stato un grande appassionato di musica classica, e sappiamo benissimo quello che ha combinato nella nostra Europa, insomma. Quindi è chiaro che la musica classica, diciamo, è ad appannaggio, secondo me dovrebbe essere ad appannaggio di tutte le categorie sociali, perché inizialmente era così. Nel Seicento la musica classica non era un genere per pochi eletti o semplicemente per un determinato tipo di ascoltatori. Johann Sebastian Bach suonava nei jazz café, cioè quello che noi oggi vediamo, il clavicembalo, che noi vediamo, diciamo, come uno strumento antico, passato, tanto che nei conservatori il clavicembalo viene studiato nei dipartimenti di musica antica. Musica barocca. Sì. All'epoca invece era come, diciamo, il jazz di oggi, ecco, come la musica che andiamo ad ascoltare al Blue Note a Milano. Bach la faceva nei caffè dell'epoca. Si tratta semplicemente appunto di quei 250 anni di differenza, tutto qua. Allora, Filippo, il tuo nuovo disco uscirà quindi dal 30 dicembre sulle piattaforme online di Spotify, di iTunes, di Amazon e ovviamente in tutti i negozi di musica. Ti chiedo, immaginiamo, dal momento che siamo praticamente a ridosso del Capodanno, che sia la notte di Capodanno, no? Ecco, che cosa si potrebbe ascoltare di Beethoven, immaginando appunto che quella che verrà poi la notte successiva sia davvero la prima notte di rinascita fuori da questo periodo, sapendo che comunque la sua figura è proprio rappresentativa rispetto a questo. Seguiamo l'esempio della Germania, Filippo. Sì, diciamo che noi ne avremmo di opere italiane da poter seguire. Ecco. Nel senso che noi da buoni italiani siamo riconosciuti nel mondo come coloro che hanno forgiato proprio l'opera lirica. Quindi se proprio dovessimo scegliere qualcosa, sceglierei qualcosa di Giuseppe Verdi, come il coro dal Nabucco, giusto per dire. Certo. Se vogliamo propiziare un anno pieno di italianità, perché alla fine è quello che ci serve. I tedeschi, da patrioti quali sono, perché sono difensori assoluti della loro patria e delle loro culture, delle loro tradizioni, giustamente scelgono Beethoven, ma noi non siamo da meno, perché abbiamo qualcosa appunto come Giuseppe Verdi, come Giacomo Puccini, come Gioacchino Rossini, Donizetti. Ecco, se proprio dovessimo fare un concerto di Capodanno, andrei su quello che ci propone poi alla fine ogni anno la Fenice, giustamente. Certo. Cioè una marea di musica italiana che nel mondo è riconosciuta come la scrittura, come gli scritti, appunto le opere che ci hanno lasciato dei grandi geni dell'Ottocento. Filippo, una cosa che riguarda soprattutto il settore della musica, il settore dell'arte in generale, ma anche la musica, è che si è fermata brutalmente e bruscamente in questo 2020 della pandemia, è l'esperienza dei concerti. Può essere questo il tuo personale augurio da musicista, da lavoratore della musica anche per il 2021? Cioè che finalmente si torni ad avere, a parlare di musica non per il rischio connesso ad essa, ma per la gioia di tornare a viverla insieme? È stato uno dei motivi per il quale anche durante la stagione calda noi non abbiamo ripreso l'attività dell'orchestra, perché il teatro
che è uno dei più antichi luoghi di aggregazione sociale, rischiava di diventare invece un luogo di paura, dove la gente veniva con la paura appunto di poter discutere con un'altra persona. Il bello del teatro non è soltanto quello che accade sul palcoscenico, ma è anche quello che succede in platea. Il foyer del teatro, dove magari gli appassionati, i melomani, gli amanti dell'opera lirica discutono, criticano in positivo e in negativo quello che gli artisti fanno sul palco, è una parte fondamentale. Senza il pubblico e senza i melomani veramente non ha senso fare attività. Quello che voglio sottolineare, quello che mi auguro per il 2021, è che il ministro Franceschini riesca a capire che il mondo della musica in Italia non è fatto soltanto dalle orchestre e dai dipendenti dei teatri che vanno in cassa integrazione, ma è fatto anche da innumerevoli lavoratori a partita IVA che non sono dipendenti e che lavorano appunto per le rappresentazioni. Quindi, se non ci sono le rappresentazioni, questi lavoratori non fatturano e questo porterà nel prossimo anno una recessione gravissima senza precedenti, che purtroppo gli altri paesi stanno vivendo in maniera diversa, perché hanno avuto delle sovvenzioni e degli aiuti differenti dai nostri. Noi siamo stati il paese che ha tutelato di meno questa categoria di lavoratori e spero che il 2021 porti illuminazioni a questo governo, illuminazioni in grado di dare aiuto appunto a questa categoria. Io sono un fortunato, per esempio, perché sono dipendente di un conservatorio, quindi faccio l'insegnante e alla fine del mese lo stipendio mi arriva comunque anche se non faccio una rappresentazione. C'è invece, ci sono migliaia di lavoratori italiani del teatro che fatturano al 10% proprio la prestazione artistica e quindi non hanno potuto lavorare, sono veramente in gravissime difficoltà. Io voglio davvero chiudere questa puntata con queste esatte parole, lasciarci così, senza aggiungere davvero altro, Sì. Filippo, perché hai detto davvero tutto. Allora, ti ringraziamo tanto per essere stato con noi, per il tuo messaggio, per il tuo appello E e per ovviamente per il tuo ovviamente. lavoro dedicato a questi Grazie. 250 anni, a questo anniversario così importante, la Beethoven Sinfonia numero 9 in D minore dal 30 dicembre. Tanti auguri a te, tanti auguri a Beethoven e ci vediamo presto proprio qui su questi schermi, Filippo, grazie. Grazie, tanti auguri a voi e anche agli ascoltatori. Ciao, Ciao ciao e Filippo. grazie. Filippo Arlia, compositore, più giovane compositore Sì? d'Italia per quanto riguarda la musica classica, un appello che sottoscrivo in pieno, che arrivi un 2021 di illuminazione E sul di settore apertura, se culturale vogliamo proprio e di utilizzare questo apertura. calembour. Esattamente, Bene, esattamente. Babylon finisce qui, noi ci rivediamo sempre su questi schermi sul 2 Se 4, Piercarlo Fabi, Francesca Pierri. Ciao a tutti. Ciao!